Ciao, sono Roberto Massai e questo è Giardino Futuro, il podcast in cui il giardinaggio diventa più alla tua portata perché ti aiuta ad abbandonare ansia e frustrazione. Così potrai dedicarti alla sua contemplazione, alla sorpresa e al godimento. In questo episodio voglio parlarti di un altro libro che professa un po' la mia stessa filosofia e lo capirai anche solo dal titolo. L'autrice è Laura Caratti e si intitola Il giardino pigro, Blu Edizioni. Giardino pigro promette davvero bene perché va contro quei modelli che necessitano di piani di manutenzione cadenzati, con interventi a calendario, concimazioni a tabella, trattamenti come se non ci fosse un domani. Quanto è bella l'idea di un giardino in cui si possa ritrovare la connessione con la natura, eppure con noi stessi, dove abbandonare pensieri, le preoccupazioni e magari ritagliarsi il tempo di leggere qualcosa, di riposare, di meditare o anche solo stare a guardare cosa succede. Per esempio, tutta la vita è il movimento che all'occhio distratto del giardiniere oberato di lavoro sfugge sempre. Mi riferisco al lavorio delle formiche, al rincorrersi delle lucertole, alla danza che fanno sui fiori api e farfalle, allo svolazzare e cinguettare degli uccellini e tutta una serie di sorprese che da un momento all'altro potrebbero succedere a nostra insaputa. Pensa, nella copertina di questo libro c'è un'illustrazione che raffigura una signora che sembra abbia appena finito i suoi lavoretti in giardino e se ne sta comodamente sdraiata su una maca sotto l'ombra di un gigantesco fico. È questa l'idea di giardinaggio che anche io voglio trasmettere con il mio progetto divulgativo, perché penso che un giardinaggio virtuoso abbia bisogno del giusto approccio mentale, ancora prima dei trucchi del mestiere o di tecniche particolari. Certo, la pratica e una giusta strategia sono importanti, soprattutto nelle fasi preparatorie e iniziali, ma dopo un po' serve anche saper lasciare andare, riuscire a fregarsene e pazientare fiducioso di come la natura saprà lavorare al tuo posto. Oltretutto, questo libro ha un valore aggiunto, anzi, più di uno. Infatti, non è soltanto l'opera di una sola autrice, ma è la raccolta di diverse esperienze di alcuni proprietari di giardini che, avendo sposato in pieno questo approccio, hanno capito quanto il giardinaggio al naturale possa essere appagante e semplice al tempo stesso. Anche la presentazione del libro è di tutto rispetto, a cura di Pierluigi Priola, noto vivaista di erbacee perenni che ho avuto il piacere di conoscere personalmente un po' di anni fa. Lui dice che per avere in giardino risultati eccellenti occorre fare prima di tutte delle scelte azzeccate, fin dall'inizio. E queste possono essere fatte soprattutto se si osserva attentamente la natura. Le piante infatti sono esseri viventi che sanno arrangiarsi, a patto che siano inserite nel contesto più adatto e abbiano lo spazio sufficiente per potersi espandere a piacimento. L'autrice dice infatti che il giardino è un organismo vivente che si trasforma seguendo regole che spesso non coincidono con il nostro modo di vivere e pensare. Infatti, la stragrande maggioranza dei giardinieri difficilmente riesce a limitarsi a ruoli di semplici spettatori, trasformando spesso quello che dovrebbe essere un piacevole passatempo in una gravosa schiavitù. Riuscirai a trovare il modo e tempo per godere del tuo giardino solo imparando ad accontentarti e al tempo stesso ottenere il massimo dai minimi sforzi necessari. Attraverso le storie di giardinaggio narrate nel libro vengono fuori un sacco di consigli pratici e utili per rispettare la natura e la biodiversità, oltre a evitare inutili fatiche, investimenti ed errori. Ci sono giardini che non possono permettersi un carico di lavoro o di spese da sostenere, e non per questo non devono avere la possibilità o il diritto di essere belli e dignitosi. Mi riferisco a quei giardini di seconde case di campagna o di quei proprietari che non hanno né tanto tempo da dedicare e ancor meno soldi da investire.
Se anche il tuo giardino non può contare su cure regolari, ma deve accontentarsi di qualche lavoretto saltuario, l'approccio descritto in questo libro ti verrà sicuramente in aiuto. Dice Rossella, una degli appassionati di giardino raccontati nel libro, che sarebbe meglio progettare con attenzione, perché è sempre un peccato accorgersi degli errori commessi a cose fatte e che è sempre ragionevole rincorrere ciò che non si può avere. Un filo di disordine in giardino non guasta mai. L'importante è che sembri nel complesso curato e amato, facendogli bastare qualche saltuario intervento di riordino. Rossella ha proprio dei sani principi perché non si fa certo spaventare dagli afidi o da una malattia fungina come l'oidio, paragonandoli infatti a un comune raffreddore. Lei, anche se cerca di limitare al massimo i compiti più gravosi, si tiene comunque indaffarata perché trova un sano piacere nella pratica del giardinaggio. Tanto che dice: qualcosa da fare lo si trova sempre, oppure lo si inventa. Per il giardiniere non è difficile se vuole. Altro esempio virtuoso è quello di Alessandra, il cui giardino rifiuta da sempre il pronto effetto perché è fiducioso di avere un futuro e poter resistere ai tempi che verranno. Come dargli torto. Dice inoltre che in giardino la fretta non esiste, l'ansia da prestazione semmai è tutta nostra. Il giardino vive il suo tempo, seguendo i ritmi delle stagioni e chiama il giardiniere a guardare, ad aspettare, ad immaginare. Il giardino è molto di più che un semplice spazio di svago per il tempo libero. È infatti una valida alternativa al malessere generale del nostro tempo. Dà anche alcuni consigli dettati dalla sua esperienza. Per esempio, non ci sono piante facili o difficili. Ci sono solo piante adatte al posto a loro congeniale. Mettere è sempre facile, togliere un po' meno, ma quando va fatto nessuna pietà. Un giardino pigro non pretende la perfezione o l'ordine, semplicemente perché non ha molto senso. Luca invece consiglia di godere del giardino nelle prime ore del mattino, meglio se all'alba, perché si riesce a cogliere tutto il bello. E il canto degli uccelli accompagna passi e riflessioni, facendoti fare pace con la vita. Avere un giardino pigro non significa dimenticarsi completamente di lui. Andranno comunque fatti alcuni minimi interventi. L'importante è che siano eseguiti nei giusti modi e tempi, con una strategia che ottimizzi i risultati e minimizzi gli sforzi o gli investimenti in termini di tempo e denaro. Per i giardinieri in erba, Luca consiglia di documentarsi, leggere e chiedere consigli per evitare insuccessi ed errori per i quali non potrebbe poi esserci rimedio. Anche se sarebbe buona cosa mantenere un giusto spirito critico verso le informazioni che si incontrano e rapportare tutto alla propria condizione e a quella del proprio giardino. Anche lui dà molta importanza alla strategia iniziale, in base alla quale potrai decidere quanto investire in termini di tempo, soldi o fatica, perché scopi diversi porteranno di sicuro ad approcci diversi. Il giardiniere pigro è spesso più furbo che pigro, perché sa girare a suo vantaggio ciò che lo circonda e trasforma punti dolenti in opportunità, assecondando sempre e comunque la natura invece di combatterla. Maria invece ci spiega come gioire del proprio giardino anche senza avere la terra. Il suo giardino infatti è un grande terrazzo allestito a modo dove ospita tanti amici felini. I gatti insieme alle piante sono la sua passione, direi un connubio perfetto. Anche se non si limita solo ai gatti, infatti nel suo giardino ospita anche pesci, uccelli e tartarughe. Il suo è un giardino che ospita, oltre una moltitudine di piante in vaso e animali da compagnia, anche tutta una serie di accessori e articoli di arredo. Interessante una targa con scritto: in questo giardino api e farfalle sono benvenute. Questo è lo spirito giusto per godere appieno di un giardino,
anche se si tratta di un terrazzo, una corte o qualsiasi altra tipologia. La differenza la fa sempre e comunque la mentalità, il giusto atteggiamento. Maria ama starsene nel dondolo ad aspettare che faccia buio e si gode i colori del cielo che cambiano lentamente. Lei apprezza particolarmente il suo giardino al calare della notte, quando il tempo sembra rallentare. Claudio è forse il più pigro di tutti, nel senso buono del termine. Dice infatti che la sua più grande paura nell'avere un giardino era quella che si trasformasse come una palla al piede. Dà un grande consiglio ai giardinieri principianti: chiudere tutte le riviste patinate e i bellissimi libri illustrati che mostrano giardini da sogno e andare invece a vedere giardini poveri di campagna, perché la bellezza si nasconde spesso tra le cose semplici. Anche Claudio pone l'accento sull'importanza della progettazione, di partire con le idee chiare, il piede giusto, abbandonando le smanie legate al tutto e subito. L'impegno in giardino dovrà concentrarsi principalmente nelle fasi iniziali e, con il passare degli anni, diventerà più che altro un'occasione di relax e una valvola di sfogo. Esorta inoltre a non commettere l'errore comune ai più di scegliere le piante in base ai fiori, in quanto effimeri, mentre il fogliame ha tutta un'altra valenza e persistenza. Il bravo giardiniere è colui che sa trasformare un problema in un'opportunità, grazie ai consigli che la natura sa dare a piene mani. Basta infatti solo saper osservare e farsi ispirare. Anche Claudio ha bandito dal suo giardino il prato modello inglese, per uno più adatto al suo contesto e costellato da una moltitudine di fiori. Dice infatti: «La moquette non mi piace, è monotona, costosa e comporta alcune noie. Penso lo stesso del prato pronto all'uso, del tipo quattro salti in padella». Leggere questo libro mi ha dato un sacco di motivazione. Mi fa credere che ci siano tante persone di questo genere che magari ancora non si siano ravvedute perché non sono venute in contatto con le giuste informazioni. Magari sentendo i miei contenuti, leggendo libri come questo o come altri che ti consiglio, qualcuno potrà prima o poi ravvedersi e unirsi a questi esempi di virtù e intelligenza. Anche Alessandro, il penultimo protagonista di questa fantastica raccolta, preferisce di gran lunga approfittare del tempo passato in giardino per rigenerarsi e meditare piuttosto che zappare e sudare. Come dargli torto? Il migliore giardino che si possa progettare è quello che va oltre i suoi confini e si integra perfettamente con il paesaggio che lo circonda e che riesce ad ospitare una moltitudine di esseri viventi che ne possano beneficiare. Non solo piante, ma anche funghi, insetti, animali. Anche per Alessandro la comparsa di malattie e parassiti sono indicatori dello stato di salute e di equilibrio del luogo. Infatti, in un contesto in equilibrio, difficilmente queste piaghe potrebbero raggiungere stadi preoccupanti, ragion per cui i trattamenti con prodotti impattanti servono a ben poco. Gli interventi che consiglia sono a base di prodotti corroboranti, che stimolano le difese naturali delle piante, anche se la strategia migliore tu possa adottare in giardino è quella di prevenire, limitando le condizioni che favoriscono il proliferare delle avversità. E comunque, il buonsenso del giardiniere virtuoso impone quasi sempre di lasciar correre, fiducioso di non essere mai solo, ma contornato da una moltitudine di aiutanti, come, per fare un esempio classico, le coccinelle. Infine, veniamo all'autrice di questa fantastica raccolta di esempi virtuosi, Laura Caratti, che per avere un giardino con una manutenzione semplificata è disposta a spendere anche più del normale, anche perché facendo le scelte secondo natura e aspettando i tempi necessari, sa benissimo che sarà più improbabile disperdere soldi inutilmente. Ridurre la manutenzione non significa annullarla, ma arrivare al giusto compromesso che lei chiama
in riferimento alle esigenze delle piante, libertà vigilata. In pratica, per ridurre al minimo la manutenzione, basterà liberarsi del superfluo, come di tutto ciò che non ci appaga ed emoziona, evitando acquisti inutili. Laura ha sposato a tal punto i principi trattati in questo fantastico libro che, quando pota le sue erbacee e lascia i residui sul prato, non si preoccupa nemmeno di raccoglierli e pulire subito. E restano magari là, per terra anche per giorni, fin tanto che non gli viene in mente di accendere il tagliaerba e passarci sopra. Vorrei vedere quanti giardinieri professionisti sarebbero capaci di tanto, o anche solo di proporla a qualche cliente. La strada da fare per diffondere il più possibile questa filosofia, che sarà di sicuro più congeniale con i tempi che verranno, sarà lunga e tortuosa. Tanto pure io, da buon giardiniere pigro, non ho alcuna fretta. In questo libro, oltre ai principi che ti ho detto, ci sono una valanga di altri consigli pratici e soprattutto una miriade di piante adatte al giardinaggio semplice, consigliate da chi ne ha fatto esperienza diretta e non come al solito da chi ne produce a migliaia e pensa solo a piazzarle. Ragion per cui non voglio neanche consigliarti di prendere e leggere questo libro, perché mi sembra fin troppo scontato doverlo fare. Anche oggi un altro tassello al mosaico del giardinaggio virtuoso è stato messo. Fammi sapere cosa ne pensi. Se vuoi interagire direttamente con me per il tuo caso specifico, l'unico modo per prenotare un incontro è attraverso il mio sito giardinofuturo.it, dove puoi trovare altri contenuti gratuiti di valore e tutti i link per accedere ad altri canali dove pubblico un sacco di contenuti interessanti. Ricorda, il futuro dipende anche da te, a cominciare dal tuo giardino. Ti do appuntamento alla prossima. Ciao!